Un raid aereo della NATO ha ucciso due bambini nel sud dell'Afghanistan. A puntare il dito contro l'Alleanza Atlantica è il vice governatore della provincia di Ghazni. Secondo la sua ricostruzione, la NATO è intervenuta nella zona su richiesta delle forze di sicurezza afghane contro un gruppo di insorti. Nei combattimenti sono stati uccisi 9 taliban, 8 invece le vittime civili. Due donne che viaggiavano a bordo di un'auto, riporta un testimone, sono rimaste gravemente ferite. Il mese scorso il presidente Hamid Karzai ha vietato alle forze di sicurezza afghane di chiedere il supporto aereo della NATO per operazioni in zone abitate. Questa settimana altri 4 civili, fra i quali un bambino, sono stati uccisi in un altro raid aereo contro i taliban nella provincia di Logar. 126 le vittime innocenti registrate nel 2012.